Passaggio di consegne tra il governatore uscente Christian Solinas e la nuova presidente della regione Alessandra Todde. La cerimonia si è svolta a porte chiuse nel pomeriggio a Villa Devoto. Al termine dell'incontro, durato circa 2 ore, la presidente e il governatore uscente hanno rilasciato ai cronisti un resoconto. Abbiamo toccato i temi relativi a tutti gli assessorati, ci sono ovviamente delle cose anche delicate che abbiamo condiviso sul tema agricolo, sul tema sanitario, abbiamo discusso sul tema dei trasporti, c'è un tema legato alla scadenza del bando della continuità e chiaramente anche come deve essere rappresentato in futuro, ma soprattutto anche delle azioni che dobbiamo mettere in atto da subito. Abbiamo parlato ovviamente delle infrastrutture, delle bonifiche, temi che sono ovviamente importantissimi, a cui bisognerà dare continuità amministrativa, ci sono anche degli atti in scadenza e quindi bisognerà ovviamente lavorare subito. C'è disponibilità ovviamente per supportarmi anche nei prossimi giorni, comunque nelle prossime settimane, proprio per fare in modo che ci possa essere, per quanto riguarda l'azione legislativa, anche continuità rispetto alle scadenze e alle necessità che dobbiamo affrontare. Si conclude un ciclo che ho vissuto con spirito di servizio, cercando di adempiere al mio ruolo con disciplina e onore. Oggi si insedia un nuovo presidente, la presidente Todde. Abbiamo avuto un confronto, uno scambio di opinioni cordiale, franco. Ho cercato di trasmettere tutti i principali dossier. E ci siamo lasciati augurando il migliore dei lavori nell'interesse della Sardegna. Abbiamo parlato in verità in termini generali di tutte le principali vicende, inclusa la sanità. Noi avevamo un'idea di sanità, io sono convinto che gli ospedali fossero e restino uno degli elementi che i sardi meritano maggiormente, però tutte le valutazioni chiaramente di chi ha vinto le elezioni sono legittime. Al termine delle interviste, la neopresidente Todde ha anche definito quale sarà la sua sede operativa durante il suo mandato. Io starò in Viale Trento in ogni caso. No, assolutamente, io starò in Viale Trento. Perché? Penso che sia importante essere operativi, penso che sia importante avere contezza di ciò che accade negli uffici, nelle direzioni, avere la possibilità di parlare con gli assessorati quando c'è bisogno. Voglio essere un presidente operativo, quindi mi sembra la sede migliore per me. Qui ovviamente è una sede di rappresentanza, la utilizzerò come deve essere utilizzata una sede di rappresentanza, magari sarà l'occasione, visto che ci sono anche dei contesti da ripristinare, perché si possono fare insomma dei lavori di ripristino, essendo anche una sede storica. Ma io ho intenzione di stare in Viale Trento e quindi adesso completo il mio giro passando anche lì.